Mister Moras, possiamo dire che oggi si riallaccia un filo spezzato circa un anno fa. Sì, e anche ben volentieri perché posso dire che ritorno in una società dove tutti mi hanno voluto bene, dove io altrettanto sono stato molto bene, ho voluto fare un'esperienza all'Udinese che è stata un'esperienza molto formativa. E adesso con molto piacere ho ringraziato anche il presidente Zanutta che mi ha cercato per, come hai detto tu, ricucire un attimino quello che avevamo interrotto anche a causa di tutta questa situazione che si è venuta a creare con il Covid, che avevamo interrotto un qualcosa di bello. A Carlino ci sono ancora tanti giocatori del gruppo che gestivi 2 stagioni fa. Da quali ragazzi della vecchia guardia vorresti che ripartisse il nuovo progetto tecnico? Guarda, io personalmente mi piacerebbe ripartire da tutti i giocatori, però questo è un discorso che lo farà anche la società, perché tutti i ragazzi che io ho allenato mi hanno dato sempre il massimo e mi piacerebbe ricominciare a ricostruire da loro. Se ti devo fare un nome su tutti, ti dico Bussi. Che cosa porti con te dall'esperienza all'Udinese? Mi porto che è un'esperienza molto formativa, vieni formato su certe sfaccettature che nel mondo professionistico magari qua non ci sono, qua vivi ancora molto, molto di cuore, però ti dico, devo ringraziare sia tutto lo staff della prima squadra, in primis il mister Luca Gotti per come mi hanno sempre accettato, dal direttore Marino, ma anche a tutta la famiglia Pozzo di come ti fanno sentire importante, però ti fanno sempre stare attento su tutto quello che devi fare. E quale obiettivo ti proponi di raggiungere in questa Carlino Bis? Nella Carlino Bis vorrei ritornare al divertimento che c'era ad arrivare al campo d'allenamento con tutti i ragazzi, condividere la giornata di allenamento, ricondividere con tutti i tifosi le gioie che ne avevamo fatto, però si sa che dopo ci sarà da scontrarsi contro un avversario che avranno tutti quanti le motivazioni e partiamo con un obiettivo ben preciso in testa che è quello del divertimento, però con grande sacrificio da parte di tutti. Grazie Grazie mister, in bocca al lupo. e lunga vita al lupo.